bentrovati ai nostri telespettatori, benvenuti al telegiornale di RTA. I contenuti della risposta del consigliere provinciale del PD Giampaolo Serpaglia alla missiva scritta dai dipendenti della ditta Laminam, che chiedevano vicinanza e supporto ai sindaci e agli amministratori del territorio in questo momento per loro così particolare, non è piaciuta a diversi cittadini e neppure al comitato L'Aria del Borgo. Daniele Uboldi ce ne spiega i motivi. Ho scritto una risposta a Giampaolo Serpagli. Ho paragonato il Partito Democratico al principe di Machiavelli. Ho scomodato il principe perché per associazione di idee mi è venuto in mente il principe Landi, che aveva molto a cuore queste terre e le sapeva anche governare piuttosto bene. Ora voi sapete che il principe di Machiavelli è una figura ideale, un personaggio autorevole, super partes, capace di risolvere i problemi dei propri possedimenti. Gramsci, Antonio Gramsci, prendendo a prestito il personaggio di Machiavelli, attribuisce questa funzione al partito, cioè a quell'ente collettivo, a quell'intellettuale collettivo che dovrebbe essere in grado di gestire i desideri e i bisogni della popolazione. Ecco, Serpagli con il principe non c'entra proprio niente. Lui risponde ai lavoratori della Laminam, in realtà a mio parere più che rispondere ad essi risponde all'azienda, dando chiaramente l'idea che esiste una sponda per l'azienda stessa e per il fatto che può trovare sicuramente molta comprensione più di quanta ne abbiano trovati i cittadini. Infatti nelle parole di Serpagli, nella lettera di Serpagli, non c'è una sola riga che riguardi le 300 persone che si sono sentite male a Borgotaro, non c'è una parola per i bambini, ma al di là di questi aspetti che comunque direi che qualificano l'azione del personaggio, non c'è, ripeto, l'idea del principe, cioè di quella figura in grado di pensare alla propria terra. Non si può pensare in modo generico a impiantare uno stabilimento in una valle dove la vera ricchezza non può venire dai laminati ceramici, ma la vera ricchezza è questa, quella che vedete alle mie spalle, è la bellezza del paesaggio. Quando si parla di queste cose, anche con l'amministrazione comunale, spesso e volentieri vediamo molti sorrisini sulle labbra, e la frase è sempre quella: con i weekend degli agriturismi non si mangia, con le bellezze naturali non si mangia, ma questa è una colossale sciocchezza. Innanzitutto io chiedo a Serpagli, chiedo all'amministrazione comunale, ma avete mai provato a quantificare anche da un punto di vista economico quale tipo di ricchezza possa venire dalla bellezza, dall'aria pulita, dal turismo, dalle grandi occasioni che questa valle, la valle del Taro, la valle del Ceno possono offrire a chi viene qui a respirare una boccata d'aria buona o viene qui per viverci, per prendere casa come ho fatto io? Bene, secondo me un'analisi compiuta da questo punto di vista non è mai stata fatta. È per questo che mi sento di dire, approfittando delle feste pasquali, all'amico Giampaolo Serpagli: leggiti questo libro. Non so se la telecamera riesce a inquadrarlo. Ecco, di Romano Molesti, I fondamenti della bioeconomia, la nuova economia ecologica, con la prefazione di Nicolas Georgescu Rogan. Leggi queste cose, sono importanti, ti danno l'idea che il mondo non è fatto solo di trivelle, non è fatto solo di fabbrica di ceramiche. Qui la prima ricchezza viene dalla bellezza e viene dall'ambiente. Di questo dovete essere consapevoli e vi sfidiamo a ragionare su temi di questa portata.
E sempre su questo tema l'amministrazione comunale di Borgotaro ha risposto no alla richiesta di Lega Ambiente di prendere parte alla commissione dell'osservatorio ambientale permanente sulla qualità d'aria. Il consigliere delegato Carlo Alberto Campi nel rispondere alla richiesta ha ringraziato l'associazione dell'attenzione circa i temi ambientali, ma ha ritenuto, visto la presenza al tavolo di rappresentanti di maggioranza e di minoranza consigliare, di ARPAE, AUSL, Impresa, i comitati ad hoc, che l'inserimento anche di associazioni e società interessate sarebbe eccessivamente cospicuo. Ha però invitato Lega Ambiente ad incontri post commissione per aggiornamenti ed eventuali collaborazioni anche con idee proprio da parte di Lega Ambiente che potrebbero essere portate in commissione. Una risposta questa che a Lega Ambiente però non è piaciuta. Con sorpresa e rammarico apprendiamo il diniego dell'amministrazione comunale alla partecipazione di Lega Ambiente alla commissione dell'osservatorio ambientale permanente sulla qualità dell'aria, la cui prima riunione si è tenuta lo scorso 6 aprile. Si è ritenuto che la presenza di un'associazione che ha come unico fine il diritto alla salute e la qualità ambientale fosse superflua, mentre fosse più utile la presenza di forze politiche, imprenditoriali ed enti pubblici. Ricordiamo che Lega Ambiente è associazione ambientalista riconosciuta e portatrice di interessi pubblici attiva su tutto il territorio nazionale. In una situazione dove sono decine e decine i casi di accesso ai punti sanitari da parte dei cittadini, l'atteggiamento reticente tenuto sinora dal Comune non aiuta certo un clima di trasparenza e di fiducia. Riteniamo dunque la scelta alquanto discutibile e miope, visto il clima di accesa protesta in atto. Riteniamo che in un momento di emergenza ambientale e sociale sia più che necessario affrontare e trovare soluzioni condivise con tutte le forze presenti sul territorio che si adoperano per la tutela. Il circolo di Lega Ambiente ha già offerto al Comitato dei Cittadini il suo appoggio. Avremmo avuto piacere di interfacciarci con le istituzioni anche per mantenere il livello di confronto su un piano costruttivo. Cogliamo l'occasione di questa lettera per sottolineare la posizione di Lega Ambiente, e cioè che l'azienda Lamina debba interrompere la produzione nel periodo necessario a trovare risposte ai problemi segnalati dai cittadini. Non si tratta solo di rispetto dei limiti di emissione, condizione comunque necessaria, ma di garantire salubrità e qualità della vita a tutti i cittadini della zona. Oltre ad essere una scelta dovuta per il benessere delle persone, la necessità di un segnale chiaro è strettamente legato alla credibilità e all'immagine del comune, delle istituzioni e dell'azienda stessa, oggi in grave crisi. Sappiamo che l'azienda si era impegnata a pensare al trasporto merci su treno, aspetto che evidentemente denota una certa attenzione all'ambiente e alle emissioni. Oggi tale attenzione dovrebbe essere posta a dare una risposta alla cittadinanza chiara e immediata. Solo da tale scelta sarà possibile provare a ricostruire un clima di fiducia. Voltiamo pagina. L'assessore regionale alla sanità Sergio Venturi ha accolto positivamente la proposta di presentare la deroga per il punto nascita al Ministero della Salute. Il sindaco di Borgotaro Diego Rossi e l'assessore al sociale Giuseppina Gatti esprimono su questo tema anche loro soddisfazione per il lavoro sin qui svolto. La richiesta degli amministratori del territorio di una valutazione positiva da parte della regione rispetto alla possibilità di avanzare la proposta di deroga al Ministero della Salute è stata accolta dall'assessore regionale Venturi. Arriva un'altra buona notizia sul fronte punto nascita dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro. Dopo l'incontro avuto dai sindaci del distretto Valli, Taro e Ceno con l'assessore regionale e la risposta dello stesso all'interrogazione del consigliere regionale Cardinali. Esprimiamo, scrivono in una nota il sindaco di Borgotaro Diego Rossi e l'assessore al sociale Giuseppina Gatti, soddisfazione per il lavoro che è stato svolto fin qui e per i primi buoni risultati che ne sono conseguiti. L'assessore e la regione stanno dimostrando vicinanza ed ascolto alle esigenze dei territori appenninici. Ora l'impegno rimane costante nel far sì che anche a livello ministeriale l'obiettivo di continuità dell'attività del nostro punto nascite possa essere accettato. Accogliamo inoltre positivamente l'impegno dell'assessore nel sostenere progetti di ulteriori investimenti sugli ospedali di montagna, tra cui progetti per più di 3 milioni di euro in investimenti strutturali e di nuovo personale per il nostro Santa Maria. Quanto anticipatoci da Venturi nell'incontro con i sindaci, terminano Diego Rossi e Giuseppina Gatti, conferma la volontà di continuare a far crescere e consolidare il nostro ospedale nell'integrazione della rete ospedaliera provinciale e regionale.
Intanto il Comitato Pro Ospedale Santa Maria organizza un incontro a Bedonia presso il Salone della Croce Rossa alle ore 21 di venerdì prossimo 21 aprile, aperto agli aderenti o a chi intende aderire, e ha lo scopo di fare un aggiornamento sul punto nascita, di organizzare la manifestazione prevista in regione e di prendere in esame altre criticità legate al nostro ospedale. Siamo allo spazio di AUSL Informa. Venerdì presso l'ospedale Santa Maria di Borgotaro si terrà il primo intervento di artoprotesi di caviglia in sala operatoria con gli ortopedici Berni e Liuni del nostro nosocomio. Ci sarà Federico Usuelli dell'Istituto Galeazzi di Milano, tra i massimi esperti di protesica di caviglia in tutta Italia. Data importante quella di venerdì 21 aprile per il reparto di ortopedia dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro. Si terrà infatti il primo intervento di artoprotesi di caviglia curata dall'equipe del professor Aldo Guardoli per il trattamento dell'artrosi sintomatica della tibiotarsica. Da anni i medici che lavorano in questo reparto di eccellenza del nosocomio valtarese sono impegnati nell'apprendimento di innovative tecniche chirurgiche per il trattamento della patologia del piede e della caviglia. E da tempo ormai con successo eseguono interventi mini invasivi per il trattamento dell'alluce valgo e delle patologie dell'avampiede. In sala operatoria con i medici ortopedici dell'equipe locale Liuni e Berni sarà impegnato Federico Usuelli, chirurgo dell'Istituto Galeazzi di Milano, uno dei massimi esperti di protesica di caviglia in Italia, che spiegherà le ultime tecniche di apprendimento per questa moderna tecnica chirurgica. Un ulteriore momento di crescita per l'equipe di ortopedia del Santa Maria, che andrà ad ampliare le possibilità terapeutiche nella cura della patologia del piede e della caviglia. E con AUSL Informa per questa settimana è tutto. Il Circolo Acli San Michele di Belforte e il Museo della Resistenza di Valmozzola commemorano Don Guido Anelli e Don Aurelio Giussani, preti partigiani a Belforte. La commemorazione si terrà presso il Circolo Acli di Belforte domenica prossima, 23 aprile. Il programma prevede alle 9.30 inizio della giornata con il saluto e l'introduzione, alle 10 relazione su Don Guido Anelli, alle 10.30 relazione su Don Aurelio Giussani, alle 11 scopertura e benedizione dei bassorilievi di Don Guido Anelli e Don Aurelio Giussani. Alle 11.30 a Santa Messa e poi intorno alle 12.30 sarà offerto ai presenti un rinfresco. Quarta edizione per il premio letterario per Short Stories, la Quara, organizzato dalla Biblioteca Manara e dal Comune di Borgotaro. La nuova edizione del premio è stata presentata giorni fa in biblioteca. Sarà l'indifferenza il titolo della quarta edizione del premio letterario La Quara di Borgo Valditaro. Un titolo, un tema suggerito da Liliana Segre, ex deportata ad Auschwitz, che farà parte anch'essa della giuria insieme ad altri nomi di grido molto importanti che affiancheranno l'ormai storico presidente di questa manifestazione, Antonio Ferrari. Un ringraziamento sia a Liliana Segre per questo tema che si collega appunto al binario 21 della stazione di Milano, e quindi un tema molto profondo che richiama delle tematiche veramente che ci obbligano a ripensare a degli anni difficili, e quindi pensiamo che sia un tema che servirà ai nostri autori per presentare racconti di grande qualità. Liliana Segre sarà nella giuria, e dicevo un altro ringraziamento anche ad Antonio Ferrari, che ci ha permesso ancora una volta come presidente di avere dei giurati di livello altissimo. Quest'anno avremo Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della Sera, e avremo Marcello Simoni, uno scrittore di livello nazionale, già vincitore del premio Bancarella, e quindi all'interno di questa giuria di qualità il premio continua, si rilancia, ci sembra che cresca di qualità, e potrà garantire a questi autori di presentare dei testi di alto livello che potranno essere poi premiati il 26 agosto a Borgotaro in piazzetta La Quara. Ricordo l'ultima cosa, che come gli scorsi anni il vincitore verrà pubblicato in tempo reale sul sito del Corriere della Sera. Per
per Intesa San Paolo, che sin dalla prima edizione ha sponsorizzato questa iniziativa, si tratta di un investimento sulla cultura. E questa è la conferma ulteriore della nostra vocazione a essere banca del territorio, a sostegno, a supporto delle migliori espressioni culturali della nostra comunità. Intesa San Paolo rappresenta la continuità storica sul territorio di Banca Monteparma, è impegnata quotidianamente a fornire nuovi strumenti, nuove opportunità di crescita all'economia locale, a fornire alle famiglie e agli imprenditori, alle piccole, medie e grandi imprese, servizi di una banca ben radicata, ma anche vicina alle loro esigenze, soprattutto vicina alle loro esigenze, senza dimenticare la grande forza del nostro gruppo a livello internazionale e il sostegno che possiamo dare all'economia locale e non solo. E per il territorio comunale di Borgo Valditaro, il premio La Quara, grazie anche a questa presenza di giurati di altissima qualità, è diventato una vetrina di carattere nazionale. Intendiamo ovviamente ringraziare coloro che hanno organizzato questa iniziativa e coloro che l'hanno sostenuta. Un pensiero in particolare va alla Valtarese Foundation, un pensiero va a Banca Intesa, che si dimostra sempre più radicata sul territorio, e ovviamente un ringraziamento alla Biblioteca Manara. Come amministrazione crediamo importante supportare queste iniziative culturali, perché siamo convinti che gli investimenti in questo settore siano destinati ad avere un effetto rimarchevole nei prossimi anni. Sabato prossimo, 22 aprile alle ore 16, dopo il successo della Bohème, il Circolo Lagasi prosegue il ciclo di approccio alla lirica con La Tosca di Puccini. Per qualcuno una nuova emozione, per altri invece emozioni rinnovate. Siete attesi numerosi dunque in biblioteca alla Peschiera, nel Parco Cattaneo a Bedonia, per vivere questa bella esperienza. Seguirà poi un aperitivo offerto a tutti i presenti. Vediamo le previsioni del tempo per domani, giovedì 20 aprile, nuvolosità irregolare per tutto l'arco della giornata, temperature stabili, le minime tra 1 e 3 gradi, le massime tra 11 e 15 gradi, deboli i venti. I programmi di questa sera cominciano alle 20.35 con In TV I Piaceri della Vita, poi segue FM Network alle 22 il TG e poi Ballo che Sballo in TV. È tutto, un grazie a voi per averci seguito e un buon proseguimento di serata. A domani.